Parte da Lodi la prima tappa della presentazione del piano Lombardia sui territori lombardi da parte del presidente della regione Attilio Fontana, che ha scelto questa località perché è emblematica della pandemia. E nel primo appuntamento della giornata, presidente, ha voluto celebrare il paziente 1. Ho voluto incontrare il paziente 1 da cui sono partite queste situazioni, da cui, grazie al quale, si è scoperto finalmente dell'esistenza di questo virus che stava già girando nella nostra regione sicuramente dall'inizio di gennaio, probabilmente anche prima, e grazie all'averlo scoperto si è iniziata questa lunga, dura, terribile battaglia. Mattia Maestri, lei è un po' un simbolo, un'icona di questo virus che ha colpito poi non solo l'Italia ma il mondo. Che cosa porta dentro di questa esperienza che ha vissuto? Porto dentro il dolore nell'aver visto quello che è successo dopo, perché come tutti sappiamo io non sapevo di averlo, quindi l'ho scoperto solo in un secondo momento e l'ho osservato come tutti voi dal letto appena mi sono svegliato, semplicemente questo. Adesso come sta? Quali sono le sue condizioni fisiche? Io sto molto meglio, non sto come prima, però diciamo posso fare tutto e quindi mi sento felice, ma non come prima. Se volessimo dare un consiglio a chi ci sta seguendo, visto che arriva l'autunno e qualcuno già parla di un ritorno probabile del virus, di una nuova ondata, che suggerimenti possiamo dare? Ma non sono un esperto in questa materia. Quello che posso dire è semplicemente di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, che mi è sembrato aver portato degli ottimi risultati. Quindi i numeri sono calati e se continuiamo così con quelle poche semplici regole che dobbiamo seguire, secondo me andiamo bene.